Fondazione Krupp va a inserirsi anche in un contesto culturale legato al Museo Diocesano e con quant'altro è possibile vedere anche alla fruizione appunto della gente. Presidente D'Agostini, un ulteriore passo per far sì insomma che le bellezze del territorio siano alla portata di tutti. Beh, certamente la cattedrale, il Duomo di Udine è un punto di riferimento importante non solo per la chiesa, per il culto, per la religione, ma è un punto di riferimento essenziale per l'architettura e l'arte, direi per la storia del Friuli. Quindi credo che valorizzare e riscoprire una parte di questo patrimonio artistico sia un significato che si valorizza la storia, la cultura e l'arte del nostro Friuli. Qual è stato il vostro intervento in maniera specifica? Beh, è stato secondario, sussidiario rispetto all'intervento che ha fatto la Regione, che ovviamente ha finanziato gran parte di questo intervento. Noi interveniamo sempre in forma sussidiaria a completamento delle necessità, delle esigenze che ha in questo caso la parrocchia e il Duomo per poter completare questa operazione di recupero. Quali sono gli altri obiettivi che avete in questo senso? Beh, continuiamo a fare opera di recupero e restauro un po' in tutto il territorio delle due province, naturalmente selezionando, perché ci sono ovviamente tante richieste, tante esigenze, le disponibilità, ci troviamo in un panorama di risorse calanti e dunque bisogna fare selezioni abbastanza oculate per dare la precedenza, diciamo creare le priorità giuste in rapporto al degrado che hanno certe opere e all'importanza che ha di mantenerle in condizioni di visibilità, di fruibilità, in condizioni insomma fruibili, ecco, quindi in ragione della urgenza che hanno questi interventi. Però quanto mai sensibili insomma la Fondazione Krupp a questo mondo della cultura, no? Ma guardi, noi cerchiamo di resistere sul piano dell'assistenza al mondo della cultura e dell'arte perché sappiamo che sta attraversando un momento di grave difficoltà che è connaturato un po' al momento generale di difficoltà, ma in particolare la cultura sappiamo che soffre per effetto di tagli che soprattutto da parte di enti pubblici vengono fatti proprio per supportare altre categorie più deboli, più fragili. Quindi il primo a pagare è il settore della cultura. Noi cerchiamo di resistere per mantenere questo che è una parte importante della vita e dell'anima del nostro popolo. La colonna sonora è affidata a chi per quanto riguarda questo genere di attività della Fondazione Krupp? Tilena Marco e mia sorella Marta. Marta, ecco, chitarra e flauto. Proponendo che cosa? Un duetto di Giuliani e uno di Molino. Ecco, voi vi avvicinate all'arte della musica. Sì. E l'altra arte che andiamo a organizzare e inaugurare oggi ti interessa oppure? Sì, l'arte. Sì, sì. Un contesto generale. Sì. La tua aspirazione qual è? Riuscire ad arrivare a un contesto di orchestra? Sei già? Qual è la tua aspirazione? Io mi piace anche la musica orchestrale, ma preferirei solista. Comunque è bellissimo anche l'attività orchestrale perché si è in gruppo e si suona insieme. In questa opera di restauro c'è anche la Regione Friuli Venezia Giulia che ha voluto essere presente con un apporto di risorse. Per ridare la luce insomma, alla cittadinanza, insomma, a quello che era messo forse da parte e non in maniera giusta esposto. Sarà una cosa che farete ancora, questa del lavorare per la cultura? Ma
ovvio che sì, anche se è evidente che dobbiamo fare i conti con la scarsità di risorse, ma la cultura è al centro della nostra azione amministrativa. Oggi sono qui come lavori pubblici, ma rappresento anche il collega Torrenti, che appunto ha la delega alla cultura, e credo che lavorare sul nostro patrimonio edilizio storico sia uno dei temi importanti per la nostra regione e in questo caso per la città di Udine. Qui parliamo appunto di affreschi, quindi di opere interne, però ci sono anche tanti altri edifici che hanno bisogno forse di un intervento, no? A livello proprio statico. Certamente, qua oltre però che gli affreschi si parla anche della messa in sicurezza della torre campanaria, del rifacimento di alcune uscite, quindi il tema della sicurezza è certamente un tema che nella nostra regione non deve mai far cadere l'attenzione, sul quale non si deve mai far cadere l'attenzione, perché nella nostra regione sappiamo appunto che mantenere in buono stato i nostri edifici vuol dire anche pensare alla sicurezza dei cittadini. Presidente Fontanini, anche la provincia ha voluto esserci ovviamente, perché la cultura fa parte anche della provincia, insomma, qui nel caso specifico della cattedrale di Udine. No, la cultura è importante, ma anche qualche soldino abbiamo messo anche noi per il recupero di questi locali, e quindi siamo ben felici che i soldi siano stati utilizzati per dare ancora lustro a questo luogo che è significativo per tutto il Friuli, perché qui siamo nel Duomo, nella chiesa più importante della nostra arcidiocesi, e quindi è bene tenere in luce e sempre bello questi locali, perché tra l'altro oltre ad essere un luogo di culto è anche un luogo visitato da tantissime persone per ammirare le opere d'arte che sono contenute al suo interno. Che attira, cioè avere del museo, avere degli affreschi datati certamente, ma anche firmati, insomma attira il pubblico anche da fuori. Ma oltre ad attirare, io dico che è uno dei luoghi architettonici più belli della città di Udine. Il Duomo, basta anche dall'esterno guardarlo, e si vede subito che è un'opera di alta qualità, pensata che è stata fatta, iniziata a costruire nel 1200, quindi stiamo parlando dell'alto medioevo, ed è un luogo che attira e che dà un significato a coloro che lo visitano, perché all'interno ci sono opere importanti, il Tiepolo per tutti, ma poi ci sono tanti altri artisti che hanno abbellito questo importante luogo. Presidente, noi parliamo appunto del Duomo, ma la piazza antistante non è molto valorizzata, mi pare. Sì, io penso che questo sia l'aspetto negativo, no? Questa piazza qualche volta è utilizzata per delle manifestazioni così un po' di tempo libero, vedono messe piazzate le bancarelle davanti all'entrata del Duomo. Io non ho mai visto in nessuna piazza d'Europa, direi anche del mondo, una cattedrale, la piazza della cattedrale che sia bloccata o impedita con delle bancarelle o addirittura con delle giostre, dei giochi come in alcune occasioni qualcuno fa. Questa è, io penso, mancanza di sensibilità da parte dell'amministrazione comunale di Udine, che dovrebbe avere maggiore riguardo per la piazza e soprattutto per la facciata del Duomo, che è proprio prospiciente la piazza. Quindi la piazza deve restare libera, perché ospita un Duomo importante, che è un luogo visitato da migliaia e migliaia di persone. La cattedrale, il Duomo di Udine, dunque va ad arricchirsi ancora con questa possibilità per la gente di vedere le cose che erano nascoste, che non erano rifatte. Ecco, so che lei, arcivescovo, per il Duomo sta facendo molto per che sia fruibile, insomma, come fosse la casa appunto di tutta i parrocchiani, insomma, di tutti coloro che poi sono fedeli. Sì, certamente sì, perché è la chiesa madre di tutte le chiese della diocesi, il simbolo quindi di una lunga tradizione sia di fede che di arte e di cultura. Per questo un vescovo ha la responsabilità di mantenere viva questa casa, la casa di Dio, la cattedrale, e di consegnarla al suo successore nel modo migliore. Quindi praticamente una chiesa, nel caso appunto specifico il Duomo, la cattedrale, fruibile 24 ore su 24, se fosse possibile, insomma, perché non solamente durante le funzioni. No, è chiaramente aperta sia per la preghiera e anche per i sacramenti, per la confessione, e anche certamente per quanti
vogliono visitarla per la grande tradizione artistica che questa cattedrale offre. Da quanti tesori, insomma, che esistono appunto in questa, nel vostro mondo? Beh, certamente è una bella cattedrale la nostra, molto solenne dal punto di vista di struttura architettonica e dopo ricca di sorprese, cominciando dal Tiepolo naturalmente e da tanti altri tesori d'arte che vanno indietro nei secoli, che qualunque stimatore potrà apprezzare. Soddisfatto, insomma, dei lavori stati fatti fino a questo momento? No. Ma indubbiamente soddisfatto, perché sono stati lavori, come dicevo prima, anche abbastanza faticosi per coordinare il tutto. Un iter è stato complesso, diciamo, per cui sempre le inaugurazioni portano gioia, perché si dice un'opera è compiuta, ecco. C'è ancora da fare qualche cosa, secondo lei? Questo qual è l'obiettivo? Sì, ci sono altre cose. Probabilmente, penso, in autunno restaureremo l'abside della cattedrale, la volta, gli affreschi, eccetera. Questo è, diciamo, diretto dalla Soprintendenza delle Belle Arti, ecco. Quindi, diciamo, dal campanile agli affreschi, insomma, e al museo, sì. Insomma, è tutt'uno. Sì, poi sì, sarebbero anche altri lavori naturalmente, però si fanno un po' la volta negli anni a seconda anche dei contributi che possiamo avere naturalmente, ecco. Tutto è fatto per la gente, no? Com'è? Tutto è fatto per la gente, per i fedeli. Certo, perché ne possa godere tutti, come dicevo prima, no? Intanto tanta gente, tante imprese che operano, poi quello che noi possiamo restaurare, recuperare è un atto, diciamo, doveroso nei confronti di coloro che ci hanno lasciato tante belle opere d'arte, le dobbiamo conservare, migliorare, portare avanti, no? E anche poi tutte le opere d'arte che possediamo non sono nostre private, ma sono di tutti, pertanto tutti ne possono godere. L'oggetto del restauro, che è visibile in questo mese di luglio e anche settembre qui al Museo del Duomo, sono questi affreschi restaurati, appunto. Che cosa rappresentano? Questo gruppo di lacerti da fresco sono praticamente rappresentativi dal punto di vista iconografico di tutta la storia. Sono documentazioni significative proprio perché illustrano visivamente quello che adesso non possiamo comunque in alcun caso recuperare. Parliamo della navata destra del Duomo, quindi zone che sono state interessate da questi scavi, delle parti posteriori della chiesa dell'altar maggiore, quindi della zona della cappella di San Nicolò della cappella e la zona del coro attuale. Ecco, hanno un nome, una firma, insomma, questi freschi? Questa parte che risale al 200 fino all'inizio del 400 sono lacerti da fresco di non chiara attribuzione. Diciamo che il restauro ha permesso comunque di chiarire alcuni elementi ai fini già anche della datazione, e al momento sono allo studio e quindi ci auguriamo di poter giungere sempre a maggiori informazioni e reperire più possibile come indicazioni dal punto di vista storico e artistico. Ma qui siamo sul corridoio, perché ci sono altri due in un'altra sala, no? Che sono quelle relative ad una figura di angeli, di putti. Che sono questi? Questi sono i due lacerti da fresco recuperati dal cielo del presbiterio del Duomo, quindi questi sono invece settecenteschi e risalgono alla decorazione, quindi evoluta con la riforma, ad opera di Louis de Rigny. E il cielo purtroppo fu interessato da un incendio a seguito di un bombardamento nel 1945 e quindi questo determinò un crollo vero e proprio del cielo, quindi la gran parte del cielo è caduto e poi è stato ricostruito, e successivamente il Frebittino è intervenuto con una riedizione di queste decorazioni degli angeli. Quindi con Frebittino, quindi da 700 al 900, insomma. Sì, quindi il termine, gli ultimi anni di modificazioni, vuoi per interventi istituzionali, voluti a livello istituzionale, vuoi anche per interventi di recupero a seguito di motivazioni più purtroppo infelici. C'è ancora qualcosa da poter tirar fuori, che abbiamo pure archivi, insomma, del Museo del Duomo? Sicuramente il materiale ce n'è, non parliamo tanto di archivi, ma parliamo comunque, l'importante è indagare e riuscire a
a rendere sempre più chiara quella che è la conoscenza della nostra storia, la conoscenza della nostra storia che bene o male ci permette di rendere anche fruttuoso e attivo il nostro presente, perché se noi lavoriamo per conoscerla, lavoriamo per costruire qualcosa nello stesso tempo.